Presenteremo la quarta declinazione utilizzando una storia, la storia del giovanissimo Caio Giulio Cesare. Siamo nel 90 a.C., la storia è ambientata in questo anno. Cesare, che è nato nel 100 a.C., ha 10 anni. Quali personaggi vedremo nella storia? Vedremo il padre del piccolo Cesare, che guarda caso ha lo stesso nome del figlio, Caius Iulius Caesar Pater, la moglie Aurelia, sorella di Gaio Mario, un personaggio di cui sentiremo parlare nella storia, il piccolo Cesare, Caius Iulius Caesar Filius, stesso nome del padre, due schiavi, la coppa e il pedagogus Sosia, e un animale, il Feles Felis, il gatto. Il 90, l'anno in cui è ambientata la storia, è l'anno in cui i Marsi, i Sanniti e altri popoli italici si ribellano a Roma, scatenando la cosiddetta guerra sociale. Sociale perché scatenata appunto dagli alleati, in latino i soci. Per risolvere la situazione, il console Lucio Giulio Cesare propone di concedere la cittadinanza romana a tutti gli alleati che avessero immediatamente deposto le armi. Questi problemi dovranno essere discussi in Senato. Caio Giulio Cesare, il padre di Caio Giulio Cesare Junior, sta per recarsi alla seduta del Senato in cui si affronterà la spinosa questione. Nel contempo, come vedremo, anche il piccolo Cesare ha convocato un Senato domestico per trattare questioni affini rispetto a quelle ufficiali. Quo vadis ortu solis tam celeri gradu? Chiede Aurelia al marito. Dove vai al sorgere del sole, all'alba, di passo così spedito? Il marito risponde: al Senato. Infatti, per decisione dei consoli, iussu consulum, oggi viene convocato il Senato. Abbiamo qui alcuni nomi della quarta declinazione. Il primo è ortu, ortus ortus, che significa nascita, sorgere, all'ablativo singolare, ortu solis, al sorgere del sole. Il secondo è gradu, anch'esso in ablativo, da gradus gradus, passo. Dove vai al sorgere del sole? Con passo così rapido, di passo così spedito. Il terzo nome della seconda è proprio Senatum, e qui è in accusativo, Senatus, Senatus. Il quarto è Iussu, in ablativo, Iussus, Iussus, significa comando, ordine. Questo nome è usato quasi esclusivamente all'ablativo. Senatus, invece, in questo caso, è il nominativo. Oggi viene convocato il Senato. Il Senato viene convocato oggi. Il Senato è il soggetto. Talis filius, qualis pater. Tale il figlio, così è il padre. Caius quoque senatum domesticum convocat. Anche Caio convoca un senato casalingo, domestico. Guarda. Qui abbiamo senatum all'accusativo. Ecco il nostro piccolo Cesare che indice la sua seduta del Senato. Nostre quoque iussu senatus domesticus in porticu convocatur odie. Su ordine iussu della nostra cuoca, oggi odie, in portico, nel portico, viene convocato un senato domestico. E di cosa si tratterà in questa seduta? Patres conscripti, cioè padri coscritti, vale a dire senatori, decede murium consulere, consulere debemus. O padri coscripti o senatori, dobbiamo decidere, prendere una decisione riguardo a, depio ablativo, cede, nome della terza declinazione, riguardo alla strage, murium mus muris, terza, dei topi. I nomi della quarta che compaiono in questa vignetta sono due, iussu e porticu. Iussu da iussus iussus, maschile, porticus, porticu da porticus porticus, femminile. Aurelia chiede al marito, quid novum tractatur in senatu, letteralmente, che cosa di nuovo
viene trattato in Senato, quale nuovo argomento si tratta in Senato, di cosa si discute di nuovo in Senato. In Senatu, Senatu è nome della quarta declinazione all'ablativo.